Ciao cari amici del progetto Ruscellius, oggi vedremo un altro pattern design che si chiama Abstract Factory. E come il precedente pattern design, è un pattern creazionale. Serve a fornire un'interfaccia per la creazione di famiglie di oggetti connessi o dipendenti tra loro. Serve necessariamente a non utilizzare le classi concrete all'interno del codice. Ok, vediamo un po' il codice. Allora, abbiamo ripreso l'esempio precedente, che verrà utilizzato anche con altri pattern design, tra cui Facade e Proxy, che fanno parte dei pattern strutturati, si chiama, strutturali o strutturati, come volete. Allora, abbiamo la nostra interfaccia forma, che abbiamo visto che è all'interno cerchio, rettangolo, un attimino che lo apriamo, rettangolo, vedete con il costruttore, se non riuscite a definire il costruttore, questo è il costruttore. Questo è senza parametri, questo è con i parametri. Ma noi per il nostro esempio utilizziamo questo senza parametri. E richiamerà questo metodo toString nel caso della forma. Poi abbiamo fatto il triangolo e abbiamo fatto il quadrato. Questi sono gli esempi delle forme. Poi abbiamo creato un'altra interfaccia che si chiama stampante, che dà come uscita stampa, un metodo stampa. Quindi è un'interfaccia, come vedete, e ci dà come interfaccia la stampa. Vediamo che ha delle componenti per la stampa che abbiamo creato in foglio di stampa. In questa classe, in questo file, abbiamo messo più classi, tre classi, chiamate foglio di stampa, che stampa sul foglio, sarebbe. Infatti c'è la sovrascrittura del metodo stampa, essendo implementato con l'interfaccia stampante. Stampa su carta, poi un'altra che si chiama stampa sul web e stampa schermo. Qui c'è stampa schermo. Come vedete, tutti questi metodi sono sovrascritti dall'interfaccia stampante. Poi abbiamo creato una classe astratta. La classe astratta è simile all'interfaccia, cioè i metodi non sono implementati, ma sono solo descritti. Abbiamo chiamato Factory Abstract. Abbiamo creato due elementi astratti, uno per la stampa e l'altro per la forma. E gli abbiamo assegnato un metodo di stampa su stringa e un metodo per la forma su stringa. Quando viene utilizzata questa classe, in pratica fa richiamare il metodo di stampa con un tipo stringa e la forma con un tipo stringa. Ma vediamo l'implementazione. Poi abbiamo fatto un produci factory che è una classe astratta statica. No, cioè aspetta. La classe si chiama produci factory. Il metodo è statico e ci ritorna getFactor stringa.
Dice se la stringa che abbiamo chiamato scegli ritorna forma, richiama il metodo forma factor. Altrimenti, se scegli stampante, ci ritorna stampante factor. Ok. Scusate, questo è il facade che vedremo la prossima volta. Ok. Queste erano quelle delle stampe. Ok, questo qua. Allora, qui dentro abbiamo creato due classi. Una è FormaFactor, che estende Factory Abstract, cioè Factory Abstract, che è la classe che abbiamo visto astratta prima, è la classe genitrice di FormaFactor. E abbiamo sovrascritto i due metodi che c'erano, cioè uno era getForma. E l'altro metodo era getStamp. Uno è stato implementato come vedete e l'altro è stato lasciato libero, insomma. Infatti ritorna null. Il primo dice se nullo ritorna nullo. Se abbiamo chiamato il cerchio ritorna la classe cerchio. Cioè fa funzionare la classe cerchio. Poi abbiamo fatto tipo forma uguale a rettangolo, funzione rettangolo, quadrato e così via, insomma. Questo stampa factor fa la stessa cosa, solo che non abbiamo generato la parte relativa a get forma, ma abbiamo realizzato la parte relativa a get stampa. E ha lo stesso codice più o meno. Come vedete, ha lo stesso tipo, stessa tipologia di codice. In pratica dice, se tipo stampa è uguale a questa stringa, fa in modo da richiamare la classe relativa, cioè foglio di stampa, stampa web o stampa schermo. Altrimenti dai null, che sarebbe nullo in pratica. Andiamo al main. Abbiamo commentato il codice dell'altra volta. Come vedete, utilizza sempre factory, che significa fabbrica. Quindi abbiamo creato una factory abstract. Si chiama forma factor 2 perché questo l'abbiamo chiamato forma factor 1, cioè senza nulla, quindi ho pensato di fare forma factor 2. Ok, poi abbiamo inserito il metodo di forma, appunto cerchio, rettangolo, quadrato e triangolo, e poi l'ho mandato in stampa. Abbiamo fatto le stampe di forma. Forma 1, forma 2, forma 3, toString che è il metodo per la stampa. Poi abbiamo creato altrettanto la forma factor abstract, stampa factor, e il metodo produce ci ha generato il metodo factor per la stampa. Abbiamo utilizzato stampa factor di tipo stampa per generare stampami 1, stampami 2, stampami 3. Come vedete, questo è il cosiddetto polimorfismo perché assegna praticamente la classe stampante a un altro elemento che abbiamo creato che non è stampante in pratica. Richiama stampa carta, stampa su web, stampa
schermo. Siccome la stampa è il metodo che non ha bisogno del write, pratica della stampa del codice che ci permette di stampare in pratica, stampa in automatico, possiamo andare a vedere l'esecuzione del codice. Ci dà cerchio, rettangolo, quadrato, triangolo, stampa su carta, stampa sul web, dal web e stampa a schermo. Se vi è piaciuto questo tutorial potete iscrivervi al canale, selezionare la campanellina per avere le nuove notifiche. Se vi è piaciuto particolarmente potete andare nella parte info del canale dove troverete i nostri social network, e se volete potete effettuare delle donazioni al nostro progetto Ruskedius. Lo potete fare con PayPal, Patreon e fare un abbonamento mensile. Oppure quando facciamo gli streaming con Streamlabs. Un bacione da Pancrazio del progetto Ruskedius. Ciao! Stopping!